La più bella prestazione dell'Andria finora, ha sofferto però nettamente negli ultimi minuti. Se è una bella prestazione, sono contento per quello che dite. Per me invece non mi è piaciuta proprio, devo essere sincero. A prescindere dall'avversario, un avversario scorbutico, con queste pallate che ci giocava, che fanno il loro gioco e lo fanno anche bene. Abbiamo un po' sofferto. Però nel momento in cui abbiamo messo palla giù per giocarla, abbiamo visto che le qualità ci sono. Questa è una costante per tutta la gara, non a sprazzi o a momenti, ogni quarto d'ora facciamo qualcosa di buono che sappiamo fare. Questa squadra soffre, secondo me, è stata più serena e tranquilla alla Lamezia che oggi. Un fatto strano anche senza il pubblico, però io credo di giocare davanti al pubblico proprio, come quello dell'Andria, che è caloroso, è un pubblico eccezionale, dovrebbe dare una carica in più, non un timore. E io chiedo proprio ai tifosi, dalla prossima, quando giocheremo in casa, di darci la mano che ci serve, senza critiche e niente, perché questi ragazzi soffrono questo campo. Non so se su questo campo è morto qualcuno che porta sfiga, non lo so. Però sono partite sofferte che mostrano un carattere importante della squadra contro avversari che ci hanno dato fastidio obiettivamente. Gente che salta bene di testa, che ha fisicità. Insomma, non bisogna nemmeno disconoscere quelli sono i valori dell'avversario. Quindi credo che è una vittoria importante in questo momento. Spero che la squadra raggiunta quasi, penso che sia una quasi matematica, la salvezza, manca poco, e si possa liberare da tutti questi attanagliamenti che ha e possa giocare un po' più sciolto, perché le qualità sono enormi e loro le devono dimostrare. Che poi insomma portano a casa un risultato, stream in sito, sta anche bene, però noi se puntiamo a qualcosa di importante poi dobbiamo andare a giocare contro squadre che hanno valori e che giocano un calcio diverso, quindi bisogna essere pronti anche a giocarci la palla, a nasconderla all'avversario in alcuni momenti. Il primo gol di Mastrolilli, tanti fischi a Cazzarò. Ah, Cazzarò ha fatto un buon primo tempo, poi è normale che gli avversari una volta andati in svantaggio la difesa si è abbassata e si sono abbassati anche i centrali, perciò ho fatto entrare De Sandis per mettere un po' Ottobre e Cazzarò un po' più avanti, però anche gli avversari ci hanno fatto abbassare perché noi buttavamo palla e loro ci mettevano subito dentro, quindi nemmeno il tempo di risalire ci trovavamo la palla alle spalle, quindi diciamo che esteticamente zero. Però praticamente molto, sia Cazzarò, sia Ottobre, sia gli altri, insomma, ecco. Non è vero quello, a me piacerebbe che Cazzarò possa giocare come ha messo la palla con la Mastrolilli, come ha fatto altre giocate importanti, però bisogna anche vedere l'atteggiamento che si assume durante lo svolgimento della gara. Se la difesa scende, i centrocampisti, io ho fatto il centrocampista, soffrono molto, perché il campo ti diventa lungo in avanti, bisognerebbe prendere la palla e buttarla. La buttiamo, la diamo a loro e ce la rimettono dentro, quindi pensate un po' quanti chilometri si fanno senza becca palla, senza sapere dove sta. Mastrolilli e Strambelli, chiedo scusa, Mastrolilli e Rebecchi per Strambelli e De Santis, la squadra in quel momento è tornata indietro? Ma no, non è tornata indietro, è una gestione diversa della gara, volevo che, come ti ho detto, Cazzarò e Ottobre salissero a pressare i loro due centrocampisti, che anche loro giocano abbastanza bassini, non è che e De Sandis davanti alla difesa, poi con l'ingresso di Strambelli tenere palla come l'ha tenuta, prendersi dei falli per insomma scemare un po' questa tensione e questa pressione degli avversari. È stata fatta bene in alcuni momenti, altri momenti ha portato palla all'interno dove c'erano più avversari, però abbiamo preso falli a favore, quindi è andata bene anche così, perché poi grossi pericoli non è che abbiamo corso. Abbiamo questi pericoli perché il nostro portiere qualche volta è uscito leggermente in ritardo, ma sono cose che succedono. C'è un po' di tensione anche da parte del portiere, però insomma credo che ce la siamo cavata abbastanza bene. Ti importa? Io non ne ho visti. Se voi ve l'avete visti, fosse il primo tempo, l'Eurogol e l'altro tiro che ha fatto, mi sembra, De Luca è davanti. Ma poi insomma tiri da lontanissimo, che so, erano benissimo preda dell'avversario, del portiere, insomma, tiri fuori. Senza nulla a pretendere, solo un grande gol, diciamo ci sono stati quasi due Eurogol, perché anche il gol nostro sì, è stato un po' ciccata la palla, perché quella di Romito e il loro sono stati due bei gol, e anche il nostro sei il primo, è stato un movimento ad incrocio delle punte molto bello, Cazzarò ha messo una bella palla, quindi diciamo che i gol sono stati belli, però esteticamente è stata una brutta partita, sia da parte nostra, però loro il loro gioco
e va apprezzata. Il nostro deve essere un gioco diverso perché